non sappiamo cosa stia succedendo dentro. Sì, conoscevamo tutti Giacomo, sì, lavorava con noi. Com'è la situazione all'interno? All'interno è drammatica, possiamo dire drammatica, è drammatica perché non si rispettano norme di sicurezza, o meglio ci sono, facciamo corsi per appunto lavorare in sicurezza, ma questo non avviene perché poi abbiamo da dietro chi ci pressa per finire i lavori in maniera veloce, tutto quanto, per cui ciò che ci hanno detto di fare poi nell'attuarsi dei lavori non accade mai. Perché cosa è successo? Ci sono gente competente che dovrà stabilire se in un astro è partito, se in un astro non c'è partito, se sono state attuate tutte le procedure di sicurezza, se i cartellini bastavano o non bastavano, se si doveva fare qualcos'altro. E poi è successo quello che è successo. Boh. Mettendoli boh. Fretta, mettendoli... Boh. E io dico boh. Non lo so. La produzione è prima di tutto. Per questo, tutta sta fretta, queste cose che ci stanno addosso, perché il nastro deve partire, perché non deve partire, perché sennò la produzione si blocca, tutto ciò aggrava le cose. Stiamo vivendo in una situazione ormai da parecchio tempo di, come dire, ce l'abbiamo col fiato sul collo, tragica. Ragazzi a contratto che vengono, poi giustamente vedono un qualcuno che comanda e si spaventano. Si spaventano perché c'è sempre quello che lo vede che non sta lavorando, non che non sta lavorando, si sta riposando, il ragazzo non sta facendo niente, oppure dice dai ragazzi, mena, che dobbiamo andare in produzione, ci dobbiamo sbrigare. Quello che è successo non sono certo io a stabilire se è una fatalità o un qualcosa o non è stato rispettato. C'è la magistratura o qualcun altro che dovrà questa volta, spero sia così, stabilisca realmente quali siano le responsabilità e qualcuno, secondo me, a mio parere, dovrà pagare, perché ormai siamo stanchi, perché poi va a finire tutto in una bolla, che la colpa è del ragazzo. Sempre la colpa è dell'operaio, perché non stava lì, perché però là dentro c'era qualcuno che secondo me stava guardando, e se il ragazzo non stava lavorando in sicurezza non ha preso la responsabilità di dire esci di là perché non sei in sicurezza. Noi tutti conoscevamo Giacomo, era, non lo so, era un ragazzo molto intraprendente, aveva molte ambizioni, molti progetti, aveva tanta voglia di realizzarli questi progetti. Qualcuno ha spento questa candela e noi chiediamo soltanto giustizia. Se qualcuno è responsabile deve pagare tutto questo, nient'altro. Dietro tante parole, un applauso a Giacomo che era uno di noi e sarà sempre uno di noi. Era un grande Giacomo, era un grande. Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Abbiamo voluto cominciare questo appuntamento con le notizie dando spazio alla voce degli operai dell'appalto dell'Ilva. Sono gli amici e i compagni di lavoro di Giacomo Campo, il 25enne morto sabato scorso nell'area del nastro convogliatore dell'AFO 4. Ma prima di procedere con la cronaca di questi fatti, arriva in redazione una dichiarazione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che chiede la revoca della facoltà d'uso dello stabilimento Ilva. Lo fa prima di entrare nella riunione che dovrà decidere anche del piano di riordino ospedaliero per la Regione Puglia, la riunione che si svolge in terza commissione. È un ricordo non formale, dice, ricordando Giacomo Campo. Mi auguro sinceramente di riuscire, non so ancora come, a spiegare all'opinione pubblica e al governo qual è la condizione nella quale ci troviamo attualmente per assicurare i diritti ai nostri cittadini, il diritto alla sicurezza sul lavoro e diritti ad una vita sana attorno allo stabilimento. E poi, entrando proprio nel tema della notizia, da questo momento, dice Emiliano, l'atteggiamento dell'amministrazione regionale nei confronti della situazione Ilva cambia completamente. Attueremo una serie di iniziative a partire dalla redazione di una richiesta attraverso i nostri avvocati in sede di Corte d'Assise di Taranto nella prossima udienza, una richiesta di sequestro dello stabilimento, chiedendo che la Corte rivaluti la questione di costituzionalità
illegalità dei decreti che impediscono la vigenza dei sequestri sullo stabilimento. Esistono delle norme che, nonostante il sequestro, consentono alla fabbrica di funzionare, quindi noi chiederemo la revoca della facoltà assegnata ai commissari. Noi sosterremo, continua la nota di Emiliano, i ricorsi già presentati dai cittadini tarantini tesi a conseguire un risarcimento nei confronti dello Stato che con i suoi decreti fa permanere le condizioni di criticità e pericolosità. Anche noi valuteremo l'ipotesi di ricorrere presso l'Alta Corte di Giustizia. È situazione di criticità che noi vi documentiamo anche in questo video ricevuto in redazione, mandatoci da anonimi operai dell'Ilva all'interno dell'area Coccheria. Guardate queste immagini nel servizio di Rossella Ricchiuti. Quando alcuni operai dell'Ilva hanno girato questo filmato, Giacomo non era ancora morto. Un video denuncia silenzioso, con l'audio di fondo rimosso, per non lasciare che i lavoratori fossero identificati dalle loro voci. Siamo nella coccheria dello stabilimento. Emissioni diffuse fuoriescono dalle batterie 7, 8 e 11, 12. Ce lo dicono gli operai. Quei fumi che dovrebbero essere convogliati vengono fuori quotidianamente ad ogni operazione di sfornamento COC, circa 80 volte nell'arco di una giornata. Sono fumi che però non andrebbero dispersi nell'aria. Le cappe mobili di aspirazione sono sottodimensionate o non funzionano nel modo corretto, denunciano. Noi non possiamo sapere che tipo di inquinanti siano contenuti in quelle emissioni che diventano aria della città. Ciò che emerge però è l'immagine di una fabbrica che stenta ancora a mettersi in regola, non solo con le prescrizioni AIA, ma con il diritto alla vita. E su queste immagini purtroppo ogni commento è superfluo. Nel frattempo la città e la sua provincia rimangono con il fiato sospeso in attesa della ripresa delle udienze nel processo Ambiente Svenduto, che ricordiamo riprenderà il prossimo mercoledì, giornata in cui ci saranno anche le audizioni dei commissari straordinari dell'Ilva e l'incontro dei commissari straordinari con le rappresentanze sindacali. Rappresentanti dei lavoratori che questa mattina abbiamo intercettato davanti alla portineria dell'Ilva, l'ingresso fornitori appunto, e sentiamo cosa ci hanno detto. A noi come organizzazioni sindacali rimane l'obbligo di rivendicare condizioni di lavoro sicure. Noi il messaggio che vogliamo inviare, ed è quello che diremo con forza e determinazione ai commissari mercoledì sera durante l'incontro, e che abbiamo già detto al Vice Ministro Bellanova nell'incontro di sabato mattina, che qui basta semplicemente rispettare le procedure previste, diciamo, dai protocolli della sicurezza per fare in modo che questi incidenti non avvengano più. Sicuramente in questa fabbrica ci sono tantissime criticità, tantissimi problemi che poi si trasformano in drammi per chi vive la fabbrica dentro e per chi la vive fuori. Ma il punto è che se vogliamo realmente fare in modo che non succedano più questi incidenti e che le procedure di sicurezza devono essere rispettate in maniera ossequiosa, perché qui dentro, lo dichiaro apertamente, succede che si chieda ai lavoratori di limitarsi a fare il proprio, di bypassare determinati passaggi delle procedure di sicurezza perché il profitto viene prima di tutto. Si continua a morire, come abbiamo già detto, quello è stato un omicidio, non è stato un infortunio. Era un incidente evitabilissimo, per negligenza di alcuni responsabili si è dato l'ok ad iniziare un'attività che non doveva iniziare in quelle condizioni. E ci ha perso la vita purtroppo un ragazzo di 25 anni, abbiamo distrutto l'ennesima famiglia. I commissari si devono prendere la responsabilità di dire a tutte le ditte di appalto che quando si entra qua dentro, chi entra qua dentro deve avere un contratto indeterminato, deve avere le stesse garanzie che hanno i lavoratori dell'Ilva, altrimenti parliamo del nulla. Purtroppo non è semplice, come avete anche voi avuto modo di vedere, l'atmosfera non è, diciamo così, delle più distese. L'abbiamo sottolineato al sottosegretario Bellanova, al viceministro Bellanova l'altro giorno in prefettura. C'è una completa scollatura, un cortocircuito completo fra la struttura commissariale, che in realtà è la proprietà e quindi il governo, e tutta la catena gerarchica di comando all'interno dell'azienda. Per quanto riguarda i lavoratori dell'appalto, da parte nostra c'è
questo clima di incertezza. La Steel Service ha l'appalto in scadenza a fine anno, e anche molti lavoratori hanno il contratto a termine che scade a fine anno. Potete immaginare quanto sia semplice per uno di questi ragazzi di 20 anni cadere nel ricatto occupazionale, nel sentirsi obbligato di dover magari andare a lavorare in un buco per portare lo stipendio a casa. E ancora commenti su quanto è accaduto. Il tempo è scaduto, crediamo che non sia più sostenibile l'attesa per mettere in campo gli interventi previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dice Talò della UILM. Le nostre richieste, cioè quelle dei sindacati, fino ad oggi sono state inascoltate. Mercoledì prossimo, come rappresentanti del sindacato, incontreremo i commissari dell'ILVA. È necessario un cambio di passo verso l'ambientalizzazione e la sicurezza dello stabilimento. Chiediamo che si rimettano al centro il risanamento e l'innovazione degli impianti nel rispetto delle stesse leggi che hanno consentito di tenere in vita e in attività lo stabilimento. Diciamo infine che non c'è più tempo per le liturgie dei commissari e gli annunci istituzionali. E interviene sul tema anche il presidente del Comitato Lavoratori e Cittadini Liberi e Pensanti, Cataldo Ranieri, intervenuto in un convegno del Movimento 5 Stelle all'interno della Fiera del Levante. Tema del convegno, il nome del convegno, Riconvertire si può. Non vogliamo commentare le dinamiche per le quali il lavoratore è rimasto ucciso, ma una considerazione vogliamo farla, dice Ranieri, soprattutto in riferimento alla nota aziendale sulla ricostruzione dell'incidente. Come lavoratori del comitato la riteniamo falsa, perché la nostra esperienza diretta ci consente di dire con certezza che un nastro trasportatore, se è in sicurezza, non può ripartire da solo. L'indignazione non ci basta più, dice ancora Ranieri, abbiamo terminato le lacrime per tutti i morti dentro e fuori la fabbrica. Lo Stato italiano ha palesemente fallito il suo obiettivo di risanare la fabbrica e venderla al miglior offerente. E purtroppo dalla Fiera del Levante arrivano anche cattive notizie sulla situazione epidemiologica tarantina. Diffusi i recenti dati del registro tumori Puglia, ci aggiorna in diretta dalla redazione Rossella Ricchiuti. Sì, e sono drammatici i dati tumorali relativi alla provincia di Taranto presentati nel primo registro tumori. Infatti la peculiarità di questa provincia è relativa ai tumori che riguardano i polmoni e i bronchi e soprattutto anche i tumori alla vescica. Non solo Taranto, ma anche le province leccesi, quindi evidentemente c'è un trend crescente per quanto riguarda questo tipo di patologia. La peculiarità tarantina però è relativa tutta ai tumori infantili, infatti è stato notato un eccesso del 30% dei tumori che riguardano i bambini nell'area tarantina. Questo è un eccesso per quanto riguarda Taranto rispetto a tutte le province della Puglia, che invece sono in linea con il trend nazionale. Per ora è tutto, la linea può tornare allo studio. E a proposito di aria insalubre, nuova comunicazione oggi da parte dell'ARPA di un wind day previsto per domani, forte vento previsto da nord-ovest, potrebbe soffiare appunto su tutta Taranto, causando una dispersione delle concentrazioni inquinanti di PM10 nei quartieri ovviamente più vicini all'area industriale. E con i wind day arriva la tradizionale nota, purtroppo tradizionale nota del comune di Taranto sulla deviazione del traffico veicolare in entrata dal quartiere Tamburi e proveniente da Paolo VI. L'AMAT comunica inoltre che utilizzerà autobus di linea a basso impatto ambientale. Si allarga nel frattempo l'indagine sugli appalti truccati dentro le strutture della Marina Militare di Taranto. Di sabato l'arresto di un altro ufficiale, il tenente di Vascello Francesca Mola di Crispiano, collaboratrice diretta del capitano di Vascello, direttore di Maricommi Giovanni Di Guardo. Oggi la Gazzetta del Mezzogiorno pubblica le intercettazioni raccolte dalla Guardia di Finanza. Abbiamo in collegamento telefonico Francesco Casula, che proprio riporta nel suo servizio queste intercettazioni. Intercettazioni che dicono cosa, Francesco? Sì, buongiorno ai vostri telespettatori. Queste intercettazioni raccontano in primo luogo come il sistema della Tangentopoli della Marina Militare di Taranto sia andato avanti imperterrito nonostante la prima bufera giudiziaria. È abbastanza inquietante, anche come scrive il Pubblico Ministero, notare che l'uomo mandato per fare pulizia
sia Taranto sia in realtà l'uomo che comunque continua a tenere in vita questo sistema. Le intercettazioni nel dettaglio raccontano il ruolo di ciascuno dei tre indagati nella vicenda, in particolare l'ultimo arresto, quello del tenente di vascello Francesca Mola, come dicevi, è un ruolo fondamentale, è la donna, secondo quanto emerge dalle indagini, che sostituisce l'offerta economica e tecnica della ditta Teoma di Vincenzo Pastore in concorso con il suo comandante, con Di Guardo. E quello che emerge anche dalle intercettazioni che riguardano principalmente Di Guardo è che la somma che dovrebbe essere pagata come tangente ammonta intorno ai 200.000 euro, questo racconta Di Guardo alla sua compagna, e lo racconta con una disinvoltura disarmante, e questo spiega come in qualche modo l'economia di Taranto sia ancora viziata, sia ancora ingabbiata da questo fenomeno della corruzione che sembra non trovare freni nemmeno di fronte a inchieste giudiziarie come quelle che abbiamo vissuto e che hanno portato in carcere già ben 11 persone della Forza Armata. Infatti, lo anticipi. L'ultima cosa che vorrei aggiungere è che quello che appare ancora più desolante è che forse la stessa Marina Militare non riesce a trovare al suo interno gli anticorpi per estirpare questo fenomeno dannoso. Infatti, lo dicevamo, non è un fenomeno nuovo, è un'indagine che viene da lontano e quindi fondamentalmente si sono cambiati i personaggi, ma non è cambiato nulla. No, è assolutamente un fenomeno gattopardesco, sono stati inviati nomi nuovi, nomi che si pensava fossero incorruttibili, e invece quello che emerge anche da queste ultime intercettazioni è che la scelta è mirata, c'è una strana sorta di affinità elettiva tra queste persone che da quello che emerge oggi dalle indagini sono invischiate in queste cose. Il comandante Di Guardo racconta alla sua compagna che ha scelto il tenente di vascello Mola perché è uno a cui piacciono i soldi, una donna che aveva capito tutto il meccanismo, è stata scelta non a caso e messa nel ruolo di responsabile dell'ufficio contratti perché senza di lei, come dice lo stesso Di Guardo, non si può fare nulla, e questo probabilmente vale più di 1.000 indagini e 1.000 altri accertamenti. Grazie Francesco Casula, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro. E arriva anche la replica della Marina Militare, che continua ad auspicare che si faccia chiarezza al più presto su tutta la faccenda e che si possano rapidamente chiudere le indagini e definire la posizione di chi è coinvolto. Nel frattempo la fiducia nel lavoro della magistratura, dice appunto la Marina Militare, è totale. Dagli approfondimenti interni condotti risulta che nessun atto amministrativo di impegno da parte della Marina Militare è stato assunto, in quanto la gara in questione non si è svolta e l'appalto non è stato aggiudicato. L'intervento dello Stato, scrive infine la Marina, ha quindi scongiurato il compimento di ulteriori reati che avrebbero portato a maggiore nocumento per la pubblica amministrazione. E mentre i capisaldi dell'industria e del modello di sviluppo tarantino traballano, c'è chi si interroga sul futuro di questa città, a partire dal turismo. Nel weekend sperimentati i voli con idrovolante verso il Basso Ionio e la Grecia. Il servizio. Si parla di turismo, di incrementare il turismo, e quello che è la nostra attenzione è il Basso Ionio. Quindi dal Molo Sant'Eligio si prevede la partenza degli idrovolanti, con il ritorno degli idrovolanti a Taranto, e quindi creare delle tappe d'unione con quello che è poi i punti di ormeggio del Basso Ionio, quindi da Molo Sant'Eligio Taranto sino a Corfù in Grecia, attraversando e toccando ovviamente i porti dello Ionio, quindi la Marina di Nardò, la Marina di Gallipoli, toccare poi Santa Maria di Leuca e raggiungere Corfù, che è l'isola più vicina a noi della Grecia. È una bellissima idea, concreta. Oggi si fa il primo volo per dimostrare a tutti i tarantini, ma non solo, a tutti gli amici, a tutti i cittadini dell'Italia meridionale, di fare un'esperienza bellissima per ricordo che si può arrivare a Gallipoli in 20 minuti e a Corfù in un'ora, partendo da Taranto. In più è un aereo sicuro,
perché in ogni momento c'è la pista sotto, si può ammarare in qualsiasi momento. Quindi anche per chi dovesse avere timori per il volo, questo viene fugato perché, ripeto, l'idrovolante ha ogni momento la possibilità di ammarare. Questo dal punto di vista turistico e dal punto di vista anche commerciale, comunicare in fretta. E ci auguriamo che presto possano nascere anche dei voli verso la Sicilia. E siccome in primavera arriveranno le navi traghetto che porteranno i passeggeri, e porteranno le navi da crociera che porteranno i passeggeri potranno avere l'opportunità di usare questo mezzo per vedere la nostra città, le bellezze della nostra città dall'alto e delle nostre coste, e perché no, andare anche a vedere Gallipoli, anche a vedere Corfù e tornare. E buone notizie sul fronte dell'appetibilità turistica della nostra città arrivano anche dall'evento che si è tenuto sabato e domenica proprio nel canale navigabile, ovvero la presenza di nave Palinuro, la nave della scuola allievi sottufficiali che ha sostato nel canale navigabile davanti al castello aragonese appunto durante il weekend. Nave che ha mollato gli ormeggi nella tarda mattinata di oggi. È stato un successo di pubblico, come testimoniano queste immagini, tante famiglie e tanti curiosi che hanno potuto anche apprezzare la grande storia custodita all'interno del castello aragonese. Ancora una volta una bella immagine per la città, ma anche per la Marina Militare, che come sapete continua a garantire insieme alla sovrintendenza la cura e la custodia di questo importante sito architettonico e archeologico. Siamo alla pagina sportiva. La tragedia che ha colpito Giacomo Campo e la sua famiglia arriva anche allo stadio Erasmo Iacovone, dove ieri si è disputata la partita tra il Taranto e la Fidelis Andria. Lo speaker annuncia il minuto di silenzio in nome dell'operaio morto sabato e lo stadio si ammutolisce. Subito dopo il coro della curva: non si muore per il lavoro. Torniamo al gesto sportivo e alla classifica. Ieri giornata positiva per il Taranto, il servizio di Matteo Schinaia. Di fronte a poco meno di 5.000 spettatori, il Taranto batte per 2-0 l'Andria nella gara serale del quinto turno del campionato di Lega Pro Girone C. Di Bollino al 26esimo minuto del primo tempo e di Viola all'ultimo minuto della ripresa le marcature rosso-blu. Una gara molto equilibrata, soprattutto nei primi 20 minuti di gioco, che si è sbloccato dopo il gol del fantasista Ionico, che ha realizzato di testa su assist di De Giorgi dall'out di destra. La partita è stata indirizzata verso i binari giusti dei rossoblu, che hanno saputo contenere le azioni offensive dell'Andria e in ripartenza, proprio all'ultimo istante, hanno realizzato il gol del 2-0 su penalty procurato dallo stesso Viola. Un Taranto che sta cominciando a quadrarsi e ad inquadrarsi. Un Taranto modesto, umile, determinato, volenteroso, con la maglia sudata, come piace a noi. Sin dall'inizio quello che mi sono ripromesso di trasmettere agli amici di Taranto, che sono tantissimi, che ci vogliono bene, di chiedere la verità con chi bisogna schierarsi. Io credo che bisogna schierarsi con questi ragazzi, con questa squadra, con questa società, perché vestono la maglia rosso-blu, una squadra che ha dei limiti, un allenatore che ha tanti limiti,
che vanno naturalmente supportati e sostenuti. Per cui quello che dobbiamo fare insieme, crescere, e colgo l'occasione per ringraziare i nostri tifosi stupendi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio nei momenti di difficoltà, e questa è la consapevolezza che ci fa andare avanti. Sembra strano, ma il primo gol tra i professionisti l'ho fatto proprio di testa. L'anno scorso Andrea Foggia l'ho fatto di testa, quest'anno Taranto Andrea l'ho fatto di testa. Ci ho solo creduto, De Giorgi ha messo una gran palla e ne ho approfittato. Ma questo è frutto di tutta la squadra, che non abbiamo espresso un grandissimo gioco nelle prime partite, e ora, come vediamo, piano piano, e come noi sappiamo, stiamo crescendo. Andiamo in campo con umiltà, ma con la consapevolezza che siamo una grande squadra. Il mister e la società hanno fatto un'ottima squadra per questo campionato, penso. Era importante vincere, ci speravamo, perché comunque regalare una vittoria contro l'Andria qui a Taranto ci abbiamo creduto e l'abbiamo ottenuta. Per quanto riguarda la classifica, penso che dovremmo guardare domenica per domenica. Ora, archivata Andria, andiamo a Foggia. Ed è tutto per questa nostra edizione di Med News. Vi ricordiamo, al termine del telegiornale, il nostro speciale dedicato alla tragedia di Giacomo Campo, ma dedicato anche a tutte quante le morti in Ilva. Grazie per averci seguito. Buona giornata.